La testimonianza di un friulano che ieri sera era a Torino in piazza dove un petardo ha creato il caos, tre feriti gravi e anche un bimbo di 7 anni. Sono tanti, vivono e lavorano da anni a Londra. Abbiamo sentito il vicepresidente del Fogolara: tra Brexit e terroristi molti vogliono ritornare in Italia. Nives Meroy e Romano Benet sono stati premiati oggi dalla governatrice Serracchiani, gli eroi dei 14.800, definiti conquistatori pacifici e tenaci. Ritorno dei playoff questa sera tra Cosenza e Pordenone in diretta alle 20.30 su Udinese TV. Maxi schermo in piazza. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione della domenica di Udinese TV. Avete sentito i titoli, avremo diverse testimonianze sui fatti tragici che si sono verificati ieri fra Torino e Londra. Cominciamo con Londra, cerchiamo di capire che cosa è successo, qual è il clima che si respira nella capitale inglese a pochi giorni dalle elezioni. Abbiamo sentito il vicepresidente del Fogolar Furlan. Ieri sera stavo appunto tornando addirittura da Udine, quindi ho viaggiato da Trieste, da Ronchi fino a Stanter, sono arrivato più o meno verso mezzanotte a Liverpool Street, dove ho trovato la stazione chiusa, ci hanno fatto uscire velocemente dal treno e quindi dalla stazione, e lì era praticamente, c'era tantissima polizia, ambulanze, e da lì chiaramente dopo niente siamo andati verso casa mia, Bull Street, a 20 minuti dalla stazione, no? Perché vivo comunque verso il centro. Questa settimana qua sicuramente diciamo che un pochettino c'era, no? Nell'aria questa tensione, questa paura un po' di possibili attacchi e oggi chiaramente con tutto dove è stata tutta la parte dell'incidente, tutte le strade sono bloccate, quindi c'è tantissima forza dell'ordine per le strade, la tensione è veramente alta, tante persone hanno deciso di non uscire perché non si sentono appunto sicure. Già c'è una situazione di incertezza sotto l'aspetto economico, quindi che potrà anche andare a influenzare per quello che sono le opportunità di lavoro, già un pochettino la situazione della Brexit, ma addirittura ecco, se si vive anche con tensione, con paura di girare ecco, liberamente per le strade, questo chiaramente inizia a far pensare se ne vale veramente la pena di rimanere. Parliamo ora di fatti di cronaca che ci riguardano più da vicino. A Lignano continuano gli allontanamenti in seguito ai fatti della Pentecoste. Ieri un 21enne precipitato dal quarto piano proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Ancora quindi disagi e decessi. Vediamo. Dopo i 6 dei giorni scorsi, altri 7 austriaci, di cui 2 ultratrentenni, sono stati allontanati da Lignano con la notifica da parte della polizia del divieto di ritorno per 2 anni. Per 4 di loro sono scattate anche le denunce penali, una per atti osceni, una per lancio pericoloso di cose e 2 per disturbo e molestia alla persona, per un parapiglia scatenato in un bar. Questo è l'effetto della linea dura decisa per il ponte di Pentecoste dal questore Cracovia. Gli eccessi comunque ci sono stati, non solo in termini di sporcizia e degrado delle strade. Ad avere la peggio è stato un 21enne della regione di Salisburgo, che in preda ai fumi dell'alcol si è arrampicato sul tetto dell'appartamento affittato per fumare. Il lucernario in plexiglass su cui si è fermato ha però ceduto, facendolo cadere per 4 metri. Il giovane è finito sulle scale a chiocciola dell'appartamento, proprio di fronte al pronto soccorso e alla stazione dei carabinieri. È stato quindi egli trasportato a Udine, ricoverato in terapia intensiva per un trauma cranico e varie contusioni. Nel corso della nottata la polizia ha applicato anche una 15ina di sanzioni per ubriachezza e una per atti osceni. Continuiamo a parlare di controlli di polizia, un piano operativo straordinario per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, ma anche sotto l'effetto degli stupefacenti, coordinato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Verrà attuato nei prossimi giorni in provincia di Udine dalla Questura e dalla Polizia Stradale. Il piano è finalizzato a controllare
non soltanto i giovani conducenti per prevenire il fenomeno delle stragi, ma anche i conducenti di altre tipologie come autotrasportatori, turisti o pendolari, ora che nei fine settimana estivi si registra un aumento esponenziale del volume del traffico. Oltre all'etilometro delle pattuglie della stradale, la polizia metterà in campo anche il camper, con a bordo un medico e i kit di rilevamento di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti. In ambito provinciale, l'anno scorso sono stati rilevati complessivamente 1.036 incidenti, di cui 11 con esito mortale e 417 invece i feriti. E voltiamo per il momento pagina, parliamo di montagna e di grandi risultati come quelli ottenuti da Nives Meroy e Romano Benet. 3 settimane fa i due hanno scalato l'Annapurna, conquistando il primato di coppia ad aver scalato tutti e 14 gli 8.000. Oggi una manifestazione in loro onore, hanno raccontato la loro esperienza e le soddisfazioni di un viaggio intrapreso 20 anni fa. Cammini un po' più alleggerito, nel senso che hai chiuso un progetto che è durato tanto, e proprio sulla montagna che si è opposta più di tutte per il suo raggiungimento. Erano condizioni difficili, impegnative, diciamo fino agli ultimi centinaia di metri non sapevamo se saremmo riusciti a arrivare in cima. In discesa c'è stato un senso, anche se era comunque difficile, c'è stato un senso di leggerezza, di liberazione. Avete parlato di un viaggio lungo 20 anni, cos'è che vi ha spinto a continuare? Non siamo partiti con l'idea di salire tutti i 14.800, siamo partiti con una prima spedizione e poi dopo, strada facendo, si è stato come una ciliegia che tira l'altra e così siamo arrivati al 14°. Qual è stata la soddisfazione più grande, immagino, tra tante soddisfazioni grandissime? Per me è quella di essere tornato in montagna, quindi tornato in montagna come prima, forse anche meglio di prima, quindi quello è stata una cosa determinante. Poi soddisfazioni è già tanto essere comunque in questo ambiente qua, ci piace la montagna, viviamo in montagna, viverci dentro è indispensabile per noi. Il fatto di aver avuto l'opportunità di fare questi viaggi, che non sono solo alpinistici, perché la parte alpinistica nelle spedizioni è solamente una parte del viaggio, e quindi il fatto di poter vivere queste esperienze e viverle anche insieme è stato sicuramente una ricchezza in più. Il riconoscimento di oggi serve a riportare l'attenzione sulla centralità che la montagna deve avere. Nell'arco degli anni ci siamo resi conto di come c'è un filo rosso che unisce tutte le popolazioni di montagna a tutte le latitudini, da qui arriva fino in Nepal, fino in Pakistan, perché è proprio l'ambiente che forgia gli uomini che ci vivono. E quindi se noi per primi ci rendiamo conto della nostra specificità, faremo sì che la montagna non vada dimenticata e quindi abbandonata. Cosa farete adesso? Adesso, non avendo un progetto preciso, possiamo pensare a qualsiasi cosa ci venga in mente. Comunque sempre legato, per quanto possibile, all'alta quota e ai viaggi in Oriente, quello sicuramente. Il soccorso alpino di Udine Gemona è intervenuto la scorsa notte per la ricerca di un disperso nei boschi tra Canebola e Pedrosa, nel comune di Faedis, un 24enne di Tricesimo che si è perso in compagnia di un paio di amici e si è ritrovato a un certo punto da solo in mezzo al bosco dopo aver perso il sentiero nei pressi di una forra boschiva con salti di rocce senza più luce diurna, bloccato dal panico. 8 tecnici del soccorso alpino e 2 tecnici della Guardia di Finanza sono usciti in ricerca lungo il sentiero, rimanendo in contatto telefonico con il giovane, che però non era dotato di smartphone e quindi di geolocalizzazione. Dopo mezz'ora di cammino hanno trovato il ragazzo, stabilendo un contatto a voce, e poi grazie ad una pila sono riusciti a individuarlo in maniera definitiva e a raggiungerlo. Ed ora dovremmo poter avere in collegamento uno dei friulani che si trovavano
presso Piazza San Carlo a Torino, dove si sono verificati dei fatti veramente tragici. Dovremmo poter vedere anche le immagini, il momento in cui proprio si è scatenato il panico in piazza, più di 1500 i feriti, e vediamo che cosa è accaduto. Questo video, che è stato da poco diffuso da Corriere TV, proprio in questa situazione, in questo panico, ha iniziato il fuggi fuggi generale. Vediamo, dovremmo avere allora in collegamento Luca, che dovrebbe raccontarci l'inferno che ha vissuto. Tre sono ancora i feriti in prognosi riservata. Pronto? Sì, buonasera Luca, dovresti raccontarci com'è stata questa tua esperienza in Piazza San Carlo. Sei rimasto scioccato, ti sei reso conto forse per la prima volta di che cosa davvero è successo all'AISL? Sì, eravamo sotto lo schermo grande e a un certo punto abbiamo sentito un rumore strano, un rumore non di petardo, ti confesso, un rumore particolare, non riusciamo a capire, qualcuno l'aveva associato a camion o a macchine, era un rumore in crescendo. Siamo riusciti a guardarci a sinistra e poi tutta la folla ci si è riversata addosso e da lì è partito un po' il fuggi-fuggi, con qualcuno che provava a mantenere la calma, altri invece che chiaramente hanno fatto il possibile per scappare il più lontano possibile dalla piazza. Poi poco dopo, saranno passati 5 minuti, è successa la stessa cosa in direzione inversa. Dall'altro lato della piazza si è sentito lo stesso rumore strano e la folla si è riversata da sinistra verso destra. E c'era la psicosi più totale, nessuno capiva cosa stesse succedendo e tutti chiaramente pensavano soltanto ad attentati, anche perché qualcuno in preda al panico ha urlato sparano, qualcun altro ha urlato bomba, non si capiva più nulla, era panico totale praticamente. Quindi ci sono stati due scoppi diversi in due momenti differenti in vari lati della piazza e questo ha creato la psicosi attentato. Tu e i tuoi amici che cosa avete fatto? In quanto tempo siete riusciti ad allontanarvi dalla piazza e come sono stati poi i soccorsi, anche perché i feriti sono stati molti, più di 1500, circa 1100 accolti negli ospedali di Torino, gli altri nella provincia, molti con ferite appunto da taglio per via dei cocci che erano presenti a terra. Il problema maggiore secondo me è stato proprio quello, perché c'è qualcuno, i classici venditori ambulanti che sono riusciti a intrufolarsi dentro la piazza vendendo le bottiglie di vetro che poi venivano gettate per terra, e questa cosa qui ha creato i danni maggiori, perché poi la gente che veniva scaraventata al suolo, oltre ad essere calpestata, chiaramente ci si dava una mano a tirar su le persone che rimanevano a terra, però bisognava fare i conti con i cocci di vetro. Infatti i feriti sono stati tanti, soprattutto dovuti a questi tagli. I soccorsi sono stati eccellenti secondo me, perché comunque ci si è mobilitati in maniera rapida, c'erano veramente tantissime ambulanze, vigili del fuoco, polizia, era tutto ben controllato. Infatti personalmente sono stato anche tranquillo in termini tra virgolette di attentato, perché la polizia comunque non sembrava dovesse far fronte a un evento così grande, sembrava mantenere la calma. E per quanto riguarda gli amici invece, chiaramente vediamo se riusciamo a tutti quanti, non ci siamo più trovati. E i telefoni, chiaramente essendoci una grande massa di persone, non prendevano, è stato difficile prendere la linea per ritrovarsi. Fortunatamente siamo tutti sani, a parte qualche taglio, qualche botta, niente di grave fortunatamente, e oggi ci siamo ritrovati tutti quanti, anche con chi magari non siamo più riusciti a rivedere fisicamente ieri sera. E devo dirti anche che tutte le persone di là sono state molto gentili, perché poi personalmente ho ricevuto messaggi da Torino che mi dicevano venite a dormire qua, cioè sono stati tutti molto gentili. Alla fine anche in quei momenti drammatici tutto sommato ci si è dato una mano
la priorità mi è sembrata soprattutto quella, anche se si è vista magari qualche scena di qualcuno che in preda al panico e per istinto di sopravvivenza, insomma, cerca subito la via di fuga, magari incomprensibile, cosa che noi non abbiamo fatto, però in quella situazione diventa tutto più capibile. È difficile mantenere la calma. Grazie allora Luca per la tua testimonianza. C'è appunto un fascicolo aperto per procurato allarme, abbiamo visto qualche immagine che è stata diffusa proprio poco tempo fa da Corriere TV, in cui sembra appunto che ci siano delle persone che hanno generato questo panico, questo allarme che si è poi diffuso in maniera incontrollata, ma ovviamente vi daremo maggiori aggiornamenti nei prossimi appuntamenti con l'informazione. Ritorniamo a parlare di montagna, ritorniamo a parlare di quello che è accaduto oggi a Tolmezzo con un'onorificenza data dalla governatrice Serracchiani a Nives Meroy e Romano Benet. La governatrice ha colto l'occasione anche per assicurare nuovi fondi per la montagna. Sentiamo. È l'installazione L'albero delle cime a rappresentare pienamente lo spirito di Tolmezzo campo base, unendo idealmente tutti i professionisti della montagna, quindi guida alpina, soccorso alpino e asso rifugi, oltre all'ERSA. L'inaugurazione del manufatto è stata l'occasione per parlare del futuro della montagna. Non a caso la governatrice Serracchiani ha annunciato che nella prossima manovra di assestamento di bilancio la Regione prevederà un fondo dedicato alla manutenzione dei rifugi di proprietà comunale, proseguendo quindi sulla scia di altri provvedimenti volti a valorizzare il turismo lento sulle nostre montagne. Abbiamo approfittato della città alpina, del fatto che Tolmezzo è il nostro campo base per tutto il 2017, per rilanciare appunto il turismo lento, il turismo che fa bene alle nostre montagne, che ci permette di proteggerle, ma allo stesso tempo di farle diventare anche un volano economico. E così, dopo il bando per l'ammodernamento degli alberghi e dopo il fondo fatto lo scorso anno per la manutenzione delle malghe, ora facciamo in assestamento un fondo per la manutenzione dei rifugi. Ovviamente partiamo da quelli di proprietà comunale, e poi l'iniziativa vorremmo estenderla anche ai gestori cosiddetti privati. Siamo consapevoli che c'è una difficoltà particolare nel fare economia in montagna ed è giusto ed è corretto che vi sia un supporto da parte delle istituzioni affinché queste iniziative si possano poi dopo mantenere da sole. Vediamo allora che cosa prevede il programma 2017 della Asso Rifugi. Ce ne ha parlato il presidente regionale Stefano Sinuello. La stagione prevede il Gira Rifugi, ormai manifestazione collaudata, che è la raccolta di timbri nei vari rifugi. Quest'anno ce n'è 23, con la novità di Tolmezzo Città Alpina, campo base, dove si potrà porre il timbro presso l'InfoPoint di Promoturismo FVG. Poi avremo la stagione di notte in rifugio, dedicata a Mauro Conighi, l'orso della Val di Suola, che 20 anni fa ci ha lasciati, però il suo spirito, la sua forza e la sua determinazione ci hanno accompagnati in questi anni di sforzi per mantenere questa splendida, direi, attività di concerti nei rifugi, a cui si sono uniti poi anche le parole in rifugio. Ci sono 4 appuntamenti con le parole, con degli spettacoli, un misto tra teatro e musica, molto interessanti, 2 dedicati alla guerra e altri che riguardano più specifico la montagna. Abbiamo anche la giornata di Libera, che è il 9 luglio, con Libera Terra, dove metteremo in tavola i prodotti appunto coltivati nelle terre sequestrate alla mafia. Rieccoci con il notiziario, adesso diamo la linea a Pordenone, c'è grandissima attesa per l'esclusiva di Udinese TV di questa sera, il ritorno della partita dei playoff di Lega Pro tra Cosenza e Pordenone, alle 20.30 parte la nostra diretta, ma abbiamo in collegamento Anna Maria Zoldan proprio dal centro storico di Pordenone, dove la partita sarà trasmessa su un maxi schermo. Buonasera. Buonasera Valentina, allora siamo proprio qui in Piazzetta Calderali dietro al municipio di Pordenone, è stato allestito il maxi schermo e 199 poltroncine e sedie per consentire ai tifosi di seguire questa importante partita. Con noi l'assessore allo sport del comune di Pordenone, Walter De Bortoli. Assessore, grande lavoro e poi anche insomma questo maxi schermo con la diretta grazie a Udinese TV.
Sì, grande schermo, grande Pordenone che oggi è impegnata a Cosenza, grande anche Udinese TV che ci ha dato questa possibilità di trasmettere in diretta la partita della nostra città, il nostro cuore. In buona sostanza, un momento importante per lo sport pordenonese. Dopo la giornata dello sport che abbiamo appena concluso, questa sera ci apprestiamo a vedere i nostri beniamini, la squadra al completo, tranne che Berrettoni, che è ancora fortunato. Siamo sicuri che faremo un grande risultato, ma comunque la squadra darà tutto il massimo per poter portare a casa questo ulteriore passaggio dopo i quarti di finale. Dunque, una squadra che ha fatto un anno splendido, di grande gioco del calcio, ha rappresentato la città e noi siamo con lei. Ecco, Udinese TV ha seguito le partite del Pordenone Calcio allo Stadio Bottecchia, l'ha seguito un po' in tutto questo suo percorso. Importante questa vicinanza appunto alla città di Pordenone grazie a queste dirette. Ma guardi, noi difendiamo la nostra città, difendiamo il nostro sport, per quanto mi riguarda questo è il referato che ho in buona sostanza, pertanto tutti coloro che sono vicini alle nostre squadre, a tutto lo sport pordenonese, ben vengano. Ringrazio veramente questa sensibilità di averci concesso la diretta proprio della nostra partita, e questa sera ci sarà la piazza piena perché è una partita che sentiamo molto e la nostra squadra lo merita la squadra, i nostri giocatori, il nostro grande allenatore Tedino, il nostro presidentone Lovisa, tutto l'impegno dello staff che hanno creato una squadra veramente competitiva, e questa sera speriamo di conservare tanto il vantaggio che abbiamo preso qui a Pordenone mercoledì scorso, e perché no, auspichiamo anche di poter vincere e andare al passaggio successivo. Ecco Valentina, poi tra l'altro qui i tifosi stanno arrivando, ci sono già delle persone che sono accomodate proprio per riservarsi il posto e quindi guardarsi poi la diretta in tranquillità. Una bella serata dopo il temporale, il forte temporale del pomeriggio, assessore. Beh sì, dopo il temporale del pomeriggio che dico sono anche fortunato, perché ieri sera c'era da decidere se stare qui o andare in fiera. C'era già tutto pronto, l'amministrazione comunale si era già attivata per preparare tutto, abbiamo osservato il meteo, ci dava ragione, l'assessore ha deciso assieme al nostro sindaco Alessandro Ciriani, abbiamo detto rimaniamo in piazza Candelari, attaccato al nostro palazzo comunale, e così è stato, e la nostra scelta è stata vincente perché la serata è bellissima, il clima è tiepido, arriverà molta gente e sarà una bella serata di sport anche questa sera. E poi ci sarà il sindaco? Ci sarà qui con noi, Alessandro Ciriani parteciperà come sempre fa alle partite del Bottecchia, e dunque saremo qua preparati con voi per assistere a questo grande evento. Sì, grazie Anna Maria Zoldan, grazie ai tuoi ospiti. La diretta questa sera parte dalle ore 20, alle 20:30 invece la partita in esclusiva su Udinese TV con ovviamente i nostri ospiti e i collegamenti, quindi rimanete con noi. Domani il tempo su pianura e costa, cielo poco nuvoloso con qualche velatura, sui monti variabile, tempo migliore al mattino e qualche possibile rovescio temporale dal tardo pomeriggio, brezza sostenuta sulla costa e dalla sera possibile peggioramento con piogge. Grazie per averci seguito, una buona domenica a tutti voi con Udinese TV.